parlato e cantato in lingua slovena nei ritrovi pubblici. La mia aula. Mi chiamo Vlado Kovacic, e sono un insegnante, un intellettuale, un artista, un antifascista, un comunista, un operaio, un disoccupato, uno studente. Siamo depressivi, settore terra. Baracca numero 3. Da dove arrivate? Sono arrivata con quelli di là. Allora, a Rab si vede il mare. C'è una piccola spiaggia dove mi fermavo sempre a guardare il tramonto. No, a Rab ci sono soltanto tende, acqua, fango e scheletri. A Rab si muore tutti. È morta anche la mia mamma. Come ti chiami? Mi chiamo Sofia Colombo. Sofia. Come è morta la tua mamma? Di disenteria. Sofia Golubovic. Thank you.
guarda il cielo. Oggi è così limpido. Guarda, si vede il campanile. E le montagne. Zofia, le montagne sono così vicine che quasi puoi abbracciare. Cosa dici, Davide? C'è solo un filo spinato, è un albero secco. Per il freddo. Mettiamogli una coperta. Non arrivano più coperte qui. Avreggiamolo. Nella baracca facciamo così. Abbracciato Ivanka. Era morta. Le donne l'hanno messa in una cassa di legno e hanno intonato un canto. Poi la cassa di legno è tornata indietro, vuota. Tutti i giorni vedo quella cassa di legno andare avanti e indietro, avanti e indietro. Lado, che cosa fanno gli italiani con gli alberi morti? Nici, niente funerale, tutti in una fossa comune. Mia madre dorme nella terra fredda araba. Non ci sono stati canti per lei. Quando tutto questo finisce, io vado a riprendermela. Giovedì.
Ah, fortunata la piccola sbocchia, oggi è giovedì, c'è la carne! 300 grammi di pasta, 100 di vino, di latte. Cosa c'è da mangiare, Blanco? Un maccherone e due fagioli, in un po' di acqua sporca. È sufficienza per un pasto. Allora!
25 gennaio 1946. Le clausole d'armistizio impongono la consegna dei criminali di guerra. Nominativi sottoposti alla commissione d'inchiesta per i presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Jugoslavia e non consegnati. Generale Roatta Mario. Generale Robotti Mario. Generale Magaldi Gerardo. Tenente Colonnello Caruso Pietro. Bastianini Giuseppe. Giunta Francesco.